Allora, Margherita, c'è una domanda che non è stata interpretata così severa, almeno per il beh, io ho detto che mi ha chiuso un passato scolastico non ci fai dimenticare, la preside di Cristiano stava bellissimo, e su piacere, ma è la seconda preside, l'avevo fatta un'altra volta con il rosso blu, molto molto piacere. Io sto contando. Tranquilla. Ora lo smettiamo. Sei pro questo tipo di esperimenti, secondo te potrebbero funzionare nella vita reale? Come quello che fanno la sì, prima. Vabbè, chiaro, è una scuola, diciamo, ideale, bellissima. Sì, certo, come no. C'è una la condivisione anche dei problemi è una cosa che funziona sempre, quando c'è una vera collaborazione, questo è un po' il senso anche, no? E magari se invece purtroppo la scuola è un po' abbandonato se i genitori non collaborano, c'è sempre molta. Invece questo rappresenta anche un mondo possibile però, magari non immediato. E anche un film sul rapporto genitori-figli, sulla difficoltà di dire no, volevo sapere tu che mamma sei, e invece poi da bambina hai ricevuto così, no, no. Io non... mi sembra certo di avere un equilibrio tra i sì e i no, quando i no sono perché sono importanti secondo me, poi concedo anche molte cose, in piccola io ho una famiglia molto rigida, quindi vorrei cercare di non ripeterle. Nella polemica genitori insegnanti, in cui molto spesso adesso per esempio fiocca la questione per cui pochi compiti perché devono vivere, devono essere libri di vivere, tu da che parte stai, come la pensi? Pochi compiti. No, non si deve odiare le scuole, sono un luogo bello, sono gli anni migliori della nostra, della nostra. Io sposterei la scuola molto più avanti, io farei fare la scuola molto più avanti, è un modo per sistemare i ragazzini, quella la scuola è rimasta ai tempi in cui i bambini non si trovano meglio. Invece se regalassero 4-5 anni di più di vita spensierata, invece subito nei canalate, poi compiti non hanno la... Cioè farei stare di più i ragazzini a scuola, magari un'ora in più, finirei i compiti per quanto c'è da fare insieme agli altri, quando non si sentissero solo a casa, in cui i compiti e poi così bene. Sport. Sentivo prima i ragazzi che dicevano che io no, mi sono serviti anche nella carriera artistica. È vero, sento questo, il fatto che per esempio un genitore possa non condividere quella passione porta sempre invece alla grinta o anche alla rinuncia? A me ha portato alla grinta perché i miei genitori non volevano neanche sentirne parlare. Però credo che è giusto quello che ha detto la ragazza, cioè dopo ti devono sostenere, perché sennò diventa una guerra inutile, e apprezzare e capire quello che stai facendo. Certo, non sempre no, però ecco, portano. Lì è la tua caparbietà, la tua reale. Cioè, servono i no in quel senso, perché fanno capire se veramente vuoi fare quella cosa, se veramente la vuoi fare. A volte se non la vuoi fare veramente vuol dire che era un no giusto. Grazie. Sono molto saggia, eh. No, ho parlato saggio, eh. Dei prossimi impegni, quelli che puoi raccontare. Adesso andare a fare delle altre interviste, vedo l'ora. No. Quelli che puoi raccontarti, insomma, se no, devo uscire un film che si chiama Piccoli crimini coniugali. No. Grazie. Grazie.